Sono tutti riportati da Firenze e non sono tornati, e lì c'è proprio il nome di Fogelman di Segni, Anna, la prima moglie di mio padre, e di Fogelman Sis, questa mia sorellina. In memoria di tutti gli innocenti che non sono mai tornati, Sissel può essere il simbolo dell'infanzia rubata, 1,5 milioni di bambini uccisi nei campi di sterminio. Sicuramente lo è per il fratello Daniel Fogelman, fondatore della casa editrice Giuntina, con cui in Italia è uscito per la prima volta La notte di Elie Wiesel. Daniel Fogelman non ha mai conosciuto Sissel, il suo volto lo ha visto in vecchie foto solo a metà degli anni 70 quando muore il padre Shulim, l'unico ebreo italiano salvato grazie alla lista di Oskar Schindler. Shulim torna vivo da Auschwitz, dove invece moriranno Annetta Di Segni e la figlia Sissel. Si risposerà con Albana Mondolfi e avrà da lei Daniel, che ora sente con Sissel un legame più forte di quanto sia immaginabile. L'ho sentita sempre vicino. Lei ha 8 anni, io invecchiando, lei restava 8 anni. E quindi c'è un contatto. Poi, sa, uno spera sempre ci sia un contatto con uno scritto nell'aldilà, ritrovarsi finalmente. In via Daniele Manin a Firenze, davanti alla casa della prima famiglia Fogelman, una pietra d'inciampo ricorda la piccola Sissel, con cui Shulim partì dal binario 21 della stazione di Milano, sullo stesso treno su cui viaggiava la piccola Liliana Segre. Su di lui e la sua vita, il figlio Daniel pubblica ora un nuovo libro, L'orologio di papà ed altri ricordi, perché davvero non possiamo smettere di ricordare. Ormai siamo noi figli della Shoah. Quasi testimoni, dico quasi perché non ci siamo stati nei campi, però abbiamo sentito paradossalmente più dei nostri genitori il lutto che dobbiamo portare su di noi perché loro se volevano continuare a vivere non se lo potevano permettere.